Inizia qui la terza partita del campo 3. Partita tra Santa Melania e Dragon City. Santa Melania maglia blu. Momenti di stallo. Lotta Mirko Cardarelli. Poi c'è il numero 37 Carosi che prova il tiro. Palla messa fuori da Alessio Risa. Miceli cerca e trova Carosi, il tiro non riesce a toccarla, il numero 11 Alexa. Primo squillo della Santa Melania. Può ripartire Alessandro Pallade. Palla recuperata dal 27 del Santa Melania. Risa cerca di spazzare ancora Carosi, la mette ad Alexa. Tira ancora Alexa, ottima la parata dell'estremo difensore del Dragon City. Il mio nome è proprio Alessio, cerchiamo di vedere adesso la partita. Il 26 Galletti passa il pallone per il compagno maglia della Ciminella. Palla che va fuori, ribatte Alessandro Pallade. C'è Risa vicino, a destra anche David Bancu, preferisce il numero 34, si fa vedere vicino il numero 36 Alessio Di Rocco, non riesce ad essere servito il tiro da lontano di Nardi, palla che va fuori. 8 minuti dall'inizio di questo primo tempo, partita un po' bloccata, tutte e due le squadre che cercano di studiarsi, non vogliono beccare subito l'avversario. Carnevali se ne va via per Vennarini che può provarci il tiro, la parata di Derba, occasione chiarissima in questo momento per il Dragon City. Sperando che non sia nulla di grave. Può provarci il 10 Minella, la mette in mezzo. Finisce il primo tempo, duplice fischio del direttore di gara. Noi ci prendiamo una pausa, ricordiamo. Santa Melania 0, Dragon City 0. Subito, dopo pochi minuti, 0-0 tra Santa Melania e Dragon City. Sono rimaste così le squadre. Santa Melania che attacca da destra verso sinistra con la maglia bianca e i pantaloncini neri. Invece Dragon City che attacca da sinistra verso destra, maglia blu e pantaloncini giallo fluo. 22 Strina, ritorna Nardi in maglia 8 che se ne va dalla pressione di Risa, poi anche di Paoli. Palla per Galletti, non riesce a metterla avanti per Alexa, chiuso da Mirko Cardarelli. 18 e 20 sul cronometro totale, 3 e 30 ormai per questo secondo tempo. Intanto il tiro di Alexa, palla che va fuori, tiro per Miceli, cerca di metterla in mezzo per Nardi. Ancora lotta tra 37 e 34, il tiro di Carosi, la spizzata del numero 10 Minella, ma c'è il gol del 37 Carosi, palla che entra dopo la deviazione, no, gol di Minella. Gol di Minella, palla che entra dopo la deviazione del palo, non ci riesce a tenerla in campo il numero 1 Pallade. Di Ludovico Nardi, palla che va fuori. Riparte il nuovo entrato Simone Proietti che giocherà questi ultimi 5 minuti. Va via Carnevali a sinistra contro il numero 26 Galletti, cade a terra proprio Galletti, tiro di Carnevali, la parata di Derba. 28 complessivi, 13 sul cronometro di questo secondo tempo, poco più di 2 minuti alla fine della partita, il tiro di Nardi, palla che va fuori, ancora rimessa. Non ci riesce al meglio a sfangarla il numero 39 Bruno Rossetti. Adesso però calcio d'angolo sempre per la squadra in maglia bianca e pantaloncini neri. Angolo che verrà battuto da Tommaso Carosi.
vengono date delle direttive dalla panchina per Carasila, mette in mezzo il tiro, palla messa fuori da Simone Proietti, ancora angolo per il Santa Melania, sempre Tommaso Carosi con il destro da sinistra, palla che viene deviata, Carnevali la rimette dentro per sbaglio e c'è il gol del numero 8, Ludovico Nardi, 2-0 Santa Melania. Chiude qui forse la questione. Derba per Miceli, che non riesce a trovare al meglio Rossetti, però trovano una rimessa laterale. Ancora Miceli per Nardi, ottimo lo stop e l'aggancio di Nardi. Non riesce a fare altrettanto il numero 39 Rossetti. C'è il triplice fischio dopo 15 minuti e 40 secondi di questo secondo tempo. Santa Melania 2, Dragon City 0.